Buongiorno colleghi, buongiorno segretari. Oggi 14 dicembre. Presidente, a me non risulta che stiamo in registrazione. Da te a me sì. Ah, e allora adesso sì. Sì, a me spunta. Quindi dicevo, oggi 14 dicembre diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Segretaria, la prego di chiamare l'appello. Chiamo l'appello per la seduta 235 di oggi 14 dicembre. Sono presenti i consiglieri Zanino, Presente. Cilla, Di Pisa, assente. Orlando, assente. Donato, buongiorno, presente. Bene, presidente, tre consiglieri compreso lei, presidente. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Chiedo ai colleghi se hanno necessità di intervenire nell'ambito delle comunicazioni. Non c'è nessuno che vuole intervenire. Allora, come avevamo concordato ieri, oggi dovremmo iniziare questo lavoro che è volto all'approvazione di una alla costituzione di una delibera che verrà, speriamo che venga approvata in consiglio il prima possibile, che riguarda i diritti delle donne. Proposta regolamentare che ci veniva fornita dalla dottoressa Cefalù insieme alla professoressa Ferrara. È una tematica molto importante che ci è stata sottoposta più volte dalla consigliera Cancilla, che ha mostrato grande sensibilità sull'argomento. Quindi do alla stessa la possibilità di iniziare questi lavori. Prego, consigliera Cancilla. Adozione delle città delle donne, senza generare delle donne, principi e obiettivi. Penso che la Costituzione della Repubblica di articoli 351 e 117, il decreto legislativo del 30 marzo 2001, testo unico per coppie di impiego, con le modifiche di integrazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150. Nel decreto legislativo 27/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della maternità, andando nell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, numero 53, del decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, andando nelle condotte dell'articolo 6 della legge del 28 novembre 2005, numero 200. La legge del 23 marzo 2012, numero 215, disposizione per promuovere l'equilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizione in materia di personalità nella composizione delle commissioni di concorso alle pubbliche amministrazioni. La direttiva 2006/54 del Parlamento europeo del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante la del principio delle pari opportunità delle persone di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. La direttiva sulle misure per attuare la parità delle opportunità tra uomini e donne nell'amministrazione pubblica del 2003, sottoscritte dai ministri per la pubblica amministrazione, innovazione e per le pari opportunità, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2007. Il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, numero 5, attuazione della direttiva 2006 relativa al principio delle pari opportunità della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il programma di azione di contribuzione delle donne nel mercato del lavoro dal 2020, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri per la pari opportunità dicembre 2009. La comunicazione della Commissione la strategia per la crescita intelligente e sostenibile e inclusiva del 3 marzo 2010. La Convenzione di Istanbul è l'autorizzazione del 27 settembre 2012 da parte del Parlamento sulla ratifica, che ha portato alla legge 77 del 2013, pubblicata in data ufficiale del 2013. Nel loro combinato disposto promuove e sanciscono la comunità di genere e le opportunità di trattamento in materia di occupazione e di impiego, il contrasto alla violenza di genere,
in quanto violazione dei diritti umani per forma di discriminazione contro le donne. Quindi ho valutato che le disparità legate al genere sono il soggetto diretto sulla questione economica e sociale, sulla crescita sostenibile e la competitività, anche sulle sfide demografiche. La Commissione europea sottolinea l'impegno, mi ho fatto vedere la città e donne, per le azioni positive in vari campi d'azione. È evidenziato che i diversi direzioni possono essere così sintetizzati. L'autonomia economica, raggiungibile lottando contro le discriminazioni, gli stereotipi dell'educazione, la segregazione del mercato del lavoro, la precarietà delle condizioni professionali, il lavoro involontà costruito nella sottilizione dei conti di assistenza tra donne e uomini. Di donne nelle processi decisionali nelle posizioni di potere, ove le donne continuano ad essere rappresentate rispetto agli uomini, sia nel settore pubblico che privato. Il rispetto della dignità e dell'integrità delle donne, ma anche la fine della violenza possono sospettare, comprese le cose nocive dettate dalle consuetudini e dalle tradizioni. L'azione oltre i confini dell'Unione Europea disparità tra donne e uomini che permetterà di sostenere lo sviluppo di società sostenibile e democratiche. Rilevato che occorre che qualsiasi istituzionale umano potesse garantire la completa condizione delle donne e il pieno impiego delle competenze, colmando le differenze di retribuzione e facilitando una migliore distribuzione del genere nel mercato del lavoro, e permettendo più lavori di qualità per le donne. Ritengo altresì doveroso agire per una più importanza delle donne in tutti i settori della pubblica, salvaguardando le dignità e verità, anche in sede della disparità, dalla disparità di accesso all'assistenza sanitaria, radicando che si può migliorare sul genere. Osservato infine che occorre impegnarsi a diffondere la qualità tra donne e uomini nel quadro delle possibili relazioni con soggetti provenienti da paesi terzi e più residenti. Considerato che nell'ambito degli appuntamenti di Expo 2015 in materia del 2019 verso il Mediterraneo, quello degli studi generali delle donne e del partenariato pubblico-privato, nazionale e internazionale, sono state approfondite le tematiche che avuto intorno quesiti quali quelli di come rendere le città più vivibili e sostenibili, migliorare la qualità di vita dei cittadini e delle cittadine, che fanno il pianeta, contrastare i cambiamenti climatici attraverso un miglioramento e un cambiamento di stili di vita, tutelare la mobilità dei territori, soprattutto di 100 popolazioni, creare un modello sostenibile di sviluppo e condizioni di nuovo la qualità del mondo. Sostenere le imprese femminili, guardando che però si sviluppa nel nostro paese, che in questa attività di città svolgono un ruolo fondamentale per conoscere i processi di cittadinanza attiva e di reale protagonista delle donne per realizzare una democrazia paritaria e sostanziale. Tutte le indagini dimostrano come occorre maggiori risorse nelle mani delle donne, che siano mamme, contadine, insegnanti o imprenditrici, si rivela la via essenziale per costruire un futuro migliore per tutta la collettività, uomini e donne, bambini e bambine, libero dalla distruzione, non distruzione esperta. Conseguentemente, la costruzione della rete delle città delle donne, quel percorso interattivo iniziato a Roma nel 2014 con gli stati generali delle donne, proseguito a Milano nel 2015 per la terra 2019 e che continuerà verso obiettivi, coinvolgo tutte le donne per tutte le obiettivi enunciati. Il detto però politicamente è irrinunciabile, è un anche doveroso recepire e adottare, quindi per questo comune anche sociale, parliamo di parenti, il documento denominato Città delle Donne, Città delle Donne, Principi Obiettivi, insieme al regolamento per contribuire alla diffusione delle politiche di parità di pari opportunità in tutte le città comuni.
acquisiti i pareri resi sensi all'articolo 49 del 2 del 18 agosto 2000, numero 267, anche con la unità di voti, legalmente resi verificati del deliberato. La vostra è l'attualità. Allora, cosa del deliberato? Questa dichiarazione di unità e per la diffusione di una cultura di politica delle risorse umane inclusive e libera dalle discriminazioni e pregiudizi, capace di valorizzare i talenti di tutta la università, realizzare azioni positive per dare concretezza agli interventi qui espressi. E di dare conto di discussione anche con la cessione all'ingresso delle città e dei paesi di uno o più caratteri stradali che riproducono il logo della città delle donne, parte integrante del progetto. Via delle perseguiti come di seguito dovrebbe riportato. 1. Sensibilizzare a tutti i livelli di governo le politiche del gender mainstream, incoraggiare attivamente la ricerca di soluzioni per risolvere lo squilibrio determinato dalla disoccupazione femminile, favorire l'integrazione delle donne, aumentare e sostenere la presenza femminile in tutte le sfere della società. 2. Pensare al lavoro in un'ottica più intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli legati al lavoro e al lavoro, maggiore autonomia nel definire la modalità di lavoro, fronte di una maggiore sensibilizzazione sui risultati. 3. Eliminare la discriminazione nella valutazione del merito e migliorare le selezioni dei profili professionali per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e quindi delle progressioni di carriera. 4. Costruire politiche efficaci di contrasto alla violenza maschile sulle donne, implementare discriminazioni contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, attivare risorse adeguate per finanziare interventi pluriennali, sistematici per la protezione e l'integrazione sociale delle vittime. 5. Diffondere a tutti i livelli la medicina di genere, promuovendo l'attivazione all'interno degli ospedali delle cliniche e dei percorsi specifici per la salute delle donne. Favorire e incoraggiare la presenza di donne in posizioni di leadership e raggiungimento di posizioni apicali senza cambiare il proprio livello dell'essere donna, dando via ad una profonda rivoluzione culturale. 8. Incentivare la morte e la segregazione delle giovani donne. 9. Costruire una nuova economia che rilancia pienamente anche femminile. Immaginare un modello di sviluppo sostenibile centrato sui principi e valori della sostenibilità e della solidarietà, tutelare il lavoro delle donne e togliere dalle invisibilità, eliminare le disparità salariali, riconoscere che la nuova economia femminile è uno dei segnali più importanti di nuovo ciclo di sviluppo che va sostenuto con incentivi e finanziamenti, soprattutto per chi guarda i mercati internazionali. A chi chiede chi crea imprese nei settori più vitali, quali il turismo sostenibile e di qualità, l'enogastronomia, la blue economy, l'industria del benessere, l'agricoltura biologica e l'artigianato, tradizionale e digitale, per i quali c'è domanda, e più si crea un mercato. Mi dà un'iniziativa nuova nella contadina, favorendo la costruzione di piccole comunità economiche. Fondate su un'agricoltura di sussistenza familiare che rispetti la terra e la biodiversità. 10. Creare opportunità per lo sviluppo di nuovi spazi per la conoscenza della scienza e costruire anche una gender analysis, promuovendo la raccolta e la realizzazione di statistiche, indicatori e metodi per la raccolta di dati disaggregati per sesso, diventa obbligatorio per gli Stati membri in sede europea la produzione dei dati con queste caratteristiche, come avviene già per tutte le indagini rilevanti. Educare al rispetto dell'attività a partire dalla scuola materna, per innescare un cambiamento, cellulare per giudizio e storico e
stereotipi in genere culturali. 13. Il dottore competimento dei locali per produrre democrazia sostanziale e paritaria anche negli organismi non elettivi della pubblica amministrazione. Numero 14. Attivare posizioni di integrazione che mettono al centro come fondo necessità e desideri delle differenze. 15. Attivare e insegnare a leggere le immagini e parole nel rispetto del corpo delle donne. 16. Ricostruire le città e i paesi perché siano vivibili, sostenibili, accessibili, sicuri, flessibili, aperti, solidali, capaci di accogliere e prendere anche le forme, le misure, il linguaggio, capaci delle donne, mettendo al centro il rispetto, partendo dalle esperienze e azioni positive già fatte, che ispirano a sperimentazioni, nuove pratiche, facendo in avanti, conoscenza reciproca, per vivere meglio. Insieme per connettersi in luoghi anch'essi più consapevoli. 17. Creare condizioni per attivare il diritto cittadino, casi di accoglienza per donne e bambini, centri di differenza, in collaborazione con le associazioni, per offrire il nostro servizio per la protezione e il sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e delle loro figlie. Privilegiato di conservazione e promozione dei saperi femminili, la biblioteca di che promuove storia e cultura del mondo. 19. Attivare sul territorio cittadino gli sportelli delle varie opportunità, quale punto di informazione orientamento su tutte le donne. 20. Costruire politiche efficaci per l'ambiente della città femminile e curare il piano strategico per le varie opportunità. Azione, invece l'incremento dell'obiettivo generale, di generazione un ruolo di sicurezza, di solito obiettivi specifici. A. Favorire l'accessibilità delle donne e luoghi della città. B. Migliorando le condizioni di prosperità degli spazi urbani della città. C. Garantire livelli di sicurezza e misure di base. 21. Creare un valore di delle attività delle nostre prioritariamente dalle filiere specifiche del territorio, più delle nostre situazioni di tradizione, professione femminile, lavorazioni artigianali e prodotte a materie prime tipiche del territorio su Giava. L'obiettivo è la creazione di un spazio fisico, ma anche se molto digitale, è una forza che potenza del nostro possesso di un brand artigianale da valorizzare e che non riescono a lanciare anche tradizionali opportunità di ingresso al mondo dell'opera. 22. Promuovere atti amministrativi avanti nel centro di ricercatore di comunicazione e la gestione collettiva dei beni pubblici con i beni che possono orientare anche nel processo di realizzazione di usi civici e del benessere collettivo di ricordo. Ripensare che ci sono spazi di aria per crescere i bambini e i cittadini e cittadini anche in giro. Abbiamo la conclusione e quindi poi diciamo che dobbiamo attivare il principio delle date, se ci sono altre che ci sono per il comunale, autorizzare l'assessore a sottoscrivere i documenti di casa, diventa la persona che vede tanti servizi, viene passando di tanti servizi, di consacrata la votazione pratica, sostanzialmente l'articolo 134, libro 31, questo è il documento che ci hanno consigliato, che secondo me permette di fare un documento molto ampio, che vede l'interesse delle donne nel complesso, della complessità, delle strutture che riguardano proprio l'essere donna, spazia da problematiche riguardo il mondo del lavoro, problematiche che riguardano la violenza sulle donne, quindi la situazione di genere, e che alla base è una visione che rispetto magari appunto all'etnia, alla vita sessuale, ma che c'è le donne per esempio 60 gradi, e questa è una cosa molto positiva.
riguarda anche i aspetti legati alla salute, per tutto il diverso di tradizione in ambito lavorativo, ma anche al futuro, quindi la possibilità delle donne di occupare posizioni di leadership, ma forse in alcune parti un po' modificato, per metto di dire. Ma c'è una... Buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, Roberta. Io vi sento male, purtroppo. Ti dicevo, rispetto a quello che abbiamo letto, secondo te dobbiamo apportare delle modifiche? Ci sono dei punti dove dobbiamo focalizzare maggiormente l'attenzione? Sì, secondo me qualcosina c'è. Devo essere sincera, dico per me restando che è tutto validissimo a livello di contenuti. Forse qualcosa va sistemato. Facciamo un confronto con quello che hanno deliberato in periferia e vediamo un pochettino come sistemato, perché abbiamo detto che faremo un altro incontro. Questa dottoressa ci ha voluto per avere un confronto sulla nostra modifica. Buongiorno. Buongiorno. Roberta, puoi ripetere l'ultima frase, non ti ho sentito. Come? Siamo stati incaricati da parte della dottoressa Cefalù, della professoressa Ferrara, di leggere la loro proposta come commissione di confrontarla con altre delibere similari. Mi ha portato le nostre, diciamo, modifiche. Facciamo un lavoro come commissione. Dopodiché avevamo detto di fare una proposta. Dopodiché? Avevamo detto di fare un altro incontro con la dottoressa Cefalù. Rispetto al lavoro fatto dalla commissione, penso che il telefono è passando con la persona, ma dico questo non lo so. Ma già dal cabinetto sì, dico la una basta. Dico rispetto, Roberta, rispetto a quello che hai letto, ci sono delle parti dove che vuoi focalizzare maggiormente l'attenzione, o per te diciamo non ci sono modifiche da fare a questa bozza di regolamento? Qualcosina da cambiare, secondo me c'è. Con quel collegio. Roberta, non ti sento, scusami. Gianluca, secondo me sì, ci sono delle modifiche. Ora momenti con Caterina, qua, non so, 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 non so,
Provincia di Pavia, Porto Bianco. Io vorrei capire se non questo documento che non ci hanno mandato, sì. L'abbiamo guardato, sì, credo. Vabbè, ci passiamo. Grazie. Come ti diceva tutto? Ci continuo a criticare, che riteniamo più opportuno. Ma quella di... Però tu ti ha detto che c'è Pavia, molto volante. E questa è molto volante. Allora, se siete d'accordo, Presidente, sì. Procediamo alla lettura di questa delibera del comune di Porto Bianco, provincia di Pavia. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale. Prima convocazione, perché questo non ci interessa. Sì, io direi, intanto purtroppo mi trovo costretto ad ammonire la consigliera Orlando, che è arrivata in ritardo, perché sarebbe stato utile che ascoltasse la lettura fatta dalla consigliera Cancilla, in quanto ritengo che il contributo della collega poteva essere diciamo utile. Quindi la invito a leggerlo a casa nuovamente questo testo. Le modifiche. Stavo cercando il fatto della sentiamo il Consiglio Comunale numero 27 del 29 novembre 2021, pochi giorni fa. 300. Vediamo cosa hanno lasciato. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 3, 37, 51 e 117, questo qua. Allora, questo l'hanno lasciato. Il decreto legislativo del 2001, numero 165, testo unico sul pubblico impiego, con le modifiche all'integrazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, questo l'hanno lasciato. Il decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a nome dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, numero 53. Il decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a nome dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, numero 246. La legge 23 novembre 2012, numero 215, disposizioni per promuovere l'equilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli delle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso delle pubbliche amministrazioni. E questo allora, io già... La direttiva numero 2006 del Parlamento europeo, del Consiglio, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in merito
discussione dell'occupazione più in piano, poi la direttiva sulle misure per attuare la parità tra rappresentata uomini e donne nell'amministrazione pubblica del 23 maggio 2007 per l'esercizio dei ministri per la pubblica amministrazione e innovazione, ma per quale sottolinea tutto di questo ancora. Poi il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, attuazione della direttiva relativa al principio delle pari opportunità della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e questo al CEDU, il programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, verificato nel 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidente del Consiglio dei Ministri, insomma stiamo dando una rilettura praticamente, la comunicazione della Commissione Europea 2020, questo accesso, la Convenzione di Istanbul. Nel loro combinato è sposo promuovere e sancisco le tutele di genere, la parità tra uomini e donne. Ok, quindi la prima parte è esattamente uguale. Valutando le disparità di genere, posso leggerlo io un attimino? Certo. Dai, io invece di leggere tutto, perché se no diventa un pochettino. Quindi questo va con tutto. Evidenziato. Se non sbaglio, la dottoressa Ciccone è stata adottata in toto senza nessuna modifica. Sì. Hanno tolto il letto e hanno distrutto il letto, mi sembra più bella. Sì, anche diciamo dei passaggi che non ce l'ho. Roberta, in questa parte consiglieri di Pisa, sì.
Io sento, lo sento male. Allora, Presidente, mi scusi. Ora sì. Da una prima lettura i due testi sembrano identici, cioè questi che hanno dei grafici. Sì, sì, sì. Ha fatto, diciamo, ha preso in toto la proposta degli stati generali delle donne. Dico, magari ora il consigliere Orlando e il consigliere Randazzo rileggeranno magari punto per punto per vedere se c'è qualche piccola cosa da modificare. Fermo restando che io penso che il lavoro che ci occuperà anche per domani, dico, non so, non credo che si riesca a concludere oggi, anche perché poi noi alle 11 abbiamo consiglio comunale. Sì, infatti io penso che 10 minuti è il caso di chiudere eventualmente la seduta. Io vi chiedo soltanto una cortesia, siccome ovviamente non potendo essere lì con voi non ho il cartaceo, e ovviamente qualcosa durante la lettura mi è sfuggita, dato che comunque non arriva benissimo la voce da qui. Vi chiedevo se era possibile avere scansionato quel documento, se me lo potete inviare tramite mail. Se può farsene carico la consigliera Orlando, dato che è arrivata in ritardo, almeno si fa perdonare. Si può scansionare, questa qua e poi la mandiamo a loro. Sì, allora, la consigliera sta dicendo che orei alle 11. Presidente, continuiamo la seduta? Sì, alle 10.30 chiudiamo, diamo la possibilità ai colleghi di leggere, che stanno approfondendo il documento che aveva letto la collega. Grazie. Facciamo con gli articoli. Questo è quello delibera di adottare la scelta delle donne. Obiettivi perseguiti, poi c'è di evidenziare gli obiettivi perseguiti come di seguito per aver adottato, mi sembra. Obiettivi. Quindi già questa è una cosa che dovremmo mettere in evidenza. I principi operativi. Evidenziare gli obiettivi perseguiti come di seguito per aver riportati. Sì, ho parlato per un altro obiettivo. Quindi adottare obiettivi. Fare dichiarazione di intenti per la discussione e sono: 1. Sensibilizzare a tutti i livelli di governo le politiche di gender mainstreaming. Accompagnare attivamente la giusta discussione che risolve lo squilibrio determinato della disoccupazione femminile. L'attivazione delle donne aumentare e sostenere la presenza femminile in tutte le sfere della società. Ripensare il lavoro in ottica più intelligente, mettere in discussione tradizionali vincoli legati al nuovo orario di lavoro, tralasciando le donne maggiore autonomia nel definire la modalità di lavoro e non lasciando, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Eliminare la discriminazione della valutazione nel merito, migliorare i criteri di selezione dei profili professionali per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e quindi nelle professioni di carriera. Costruire politiche efficaci di contrasto alla violenza maschile sulle donne, implementare piani di azioni contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, attivare risorse adeguate per finanziare interventi pluriennali sistematici per la protezione e l'integrazione sociale delle vittime, diffondere a tutti i livelli la medicina del genere, promuovendo l'attivazione del futuro degli ospedali delle clinica e dei percorsi specifici per la salute delle donne. Io volevo chiedere perché ci rivolgiamo al consiglio comunale,
devo andare a conoscere un dottore. Allora, sì. È il consiglio comunale che è delibera di adottare i principi e gli obiettivi poi chiamati tutto questo cartello della città del mondo. Ok, sì. Territoriale. Principi obiettivi che noi in qualche modo il contratto un elemento che sono i principi obiettivi che poi devono essere in qualche modo interpretati dalla certo, non sono principi, non sono il regolamento è più drammatico, cioè di là però in qualche modo voglio prendere anche a questo è un manifesto, ok? Se vogliamo proprio essere precisi, questo è un manifesto dove si enunciano, tu ci senti il manager Luca? Dove si enunciano principi e obiettivi, il regolamento e invece è un testo direttivo per l'applicazione di una serie di principi che continua come una volta sì. Quindi la lezione è che se continua così forse è più di altro un manifesto, no? Ma detto, se continua così, io ora non ricordo gli altri punti che allora leggiamo, se continua così possiamo parlare di regolamento. La Pavia parla dell'opzione di tutti i partiti. Poi diciamo con concorrenza di terra. C'è la libera perché l'oggetto dice una cosa e il testo dice un'altra. Sostantivi, perché con un testo di principi e obiettivi che adotta il Comune di Palermo è comunque quello che divulga a livello sì. Amministrativo. Perché poi ogni assessorato suo è uno che ha proprie competenze e crea, non so, un tavolo, certo. Un tende, un servizio, cioè poi lo devono utilizzare questo manifesto. Il punto 5 è il comune non perfetto niente. La regina di genere, con l'aspetto, si mette la relazione. Con l'aspetto, la relazione delle proposte specifiche per la volta delle donne. E quindi, per esempio, promuovendo una situazione, poi potremmo mettere, promuovendo insieme all'aspetto locale, l'attivazione all'interno degli ospedali, bisogna... Sì, perché altrimenti riusciamo di andare oltre con le persone competenti. Bellissimo elenco di idee, di principi inapplicabili. Sì. Gianluca, concordi, vero? Sì, vabbè. Allora, continua a leggere. Favorire. Guardare la presenza di donne in posizione di leadership e l'avvicinamento di posizioni applicabili si sta cambiando l'identità della sua donna. Dando il via ad una profonda rivoluzione culturale, ne sono sempre più convinta di quello che tu incentivare la persona a donne. Ragione che costruire una nuova economia declinata nella maglia femminile, immaginare un nuovo modello di sviluppo sostenibile centrato sui principi e valori della sostenibilità e della solidarietà, ridare valore alle donne e poi avere eliminare le disparità salariali delle conoscenze della nuova crescita con gli esperienti promettenti di un nuovo ciclo di sviluppo per il sostegno, un incentivo e finanziamento soprattutto per chi guarda la realtà internazionale e chi crea impresa nei settori più vitali con il turismo sostenibile e di qualità biologica, no, di qualità l'industria del benessere, l'agricoltura biologica, l'artigianato, dal tradizionale al digitale, ambiti per i quali c'è domanda e quindi si crea lavoro, ridare dignità al lavoro delle contadine, delle contadine, favorendo la costruzione di piccole economie locali fondate su un'agricoltura di sussistenza e familiare che rispetti la terra e la biodiversità, creare opportunità per lo sviluppo di nuovi spazi per la conoscenza della scienza, promuovendo ecosistemi dell'innovazione, identificare e costruire una gender analysis, promuovendo la raccolta del di statistiche, indicatori e metodi per la raccolta di dati segregati per sesso, rendendo obbligatorio per i primari
in sede europea la produzione dei dati con queste caratteristiche che mantiene registrata tutte le dati rilevanti. Poi nel 2011, in realtà, rendendo obbligatorio, cioè, siamo all'interno di un rapporto con il locale. Cioè, come fai a rendere obbligatorio? Sono tutti. Sono principi che in realtà. Io penso che la cosa comune in questo caso possa fare è adottare nel testo, cioè farlo proprio, lo sposo. Sono principi ai quali noi ci ispiriamo e che cerchiamo di applicare nella nostra realtà locale per ciò che ci compete. Perché certo una gender analysis, per esempio. Perché... No, ma soprattutto non è che è comunale. Centrale, ma per esempio si potrebbe pensare a una collaborazione con il Dipartimento di Statistica, loro sì che lo possono fare, ma gender analysis hanno tutte le, cioè si dovrebbe un attimo declinare in maniera più concreta rispetto a ciò che compriamo comune e che più fare un comune. Educare al rispetto alla situazione del nostro, a partire dalla scuola moderna per innestare la propensione al cambiamento, concentrare pregiudizi e stereotipi di genere culturali, e poi c'è la scuola. Adottare provvedimenti anche locali per introdurre la democrazia sostanziale per l'Italia, per le professionali della pubblica amministrazione, attivare le lezioni di integrazione che mettono al centro come valore, necessità e desideri di differenza, imparare a insegnare a leggere le immagini del valore del rispetto al corpo delle donne. Di costruire la città e il paese perché siano più vivibili, sostenibili, accessibili, sicuri, e questo è proprio il punto. Solidarietà, non ci puoi raccontare anche le cose per nessuno di quanti colori delle donne hanno avuto il centro rispetto, mantenendo dalle esperienze e azioni positive, già il fatto che ispirino la sperimentazione in nuove pratiche partendo dalla conoscenza reciproca della vita della magistratura per connettersi propri e essi consapevoli. Creare le condizioni per attivare il territorio cittadino, casa di accoglienza per donne e bambini, centri di violenza, case di rifugio, in collaborazione con le associazioni per offrire gratuitamente un servizio per la prevenzione, il sostegno su tutto qua per la città. Non fanno mai male di più, diciamo, come realtà. Un concetto è determinato un senso. Creare l'ideologia di genere, la conservazione e promozione dei saperi femminili, la biblioteca di genere e di memoria, qua c'è, però non è nel comune, ma è la. Ma lo puoi sentire, sto pensando a noi, attivare sul territorio cittadino gli sportelli delle opportunità con le punte di informazione, orientamento per tutte le donne, la volontà di tutti cui è questo si può fare, costruire politiche efficaci in grado di rendere le città femminile, durante il processo strategico per le opportunità, l'azione che contribuisce alla prevenzione del rischio di violenza, la sicurezza e sicurezza per gli istituti. L'obiettivo è la creazione di uno spazio fisico, ma anche simbolico e virtuale, quello di accogliere e accompagnare temporaneamente nel campo dello start-up e rafforzare le competenze delle donne nello stesso trattamento artigianale e artistico da valorizzare e che non riescono ad accedere per selezionare le opportunità di ingresso al mondo del lavoro. Questo promuovere atti amministrativi, strumenti in oggetto le procedure per l'individuazione e la gestione collettiva dei beni pubblici, con i beni che possano diventare anche un processo di. Cioè, i civici e per essere collettiva delle donne. Ripensare alle città delle donne come spazi ideali per crescere i bambini e le bambine cittadine. Impegnarsi a promuovere i valori contenuti nel documento, la città delle donne, e vedi documenti, valori, parla di valori, stati generali delle donne, principi e obiettivi nel territorio comunale. Allora, io penso che bisogna un attimo fare chiarezza. Sì, noi dobbiamo... Ti senti? Mi avvicino? Sì, sì, ti sento. No, ti sento. Vuoi fare chiarezza? No, su quello che possiamo fare, ecco. Perché
questo è interessantissimo documento, non è un regolamento, è un manifesto in cui si enunciano dei principi e degli obiettivi che devono auspicabilmente essere sposati dall'amministrazione comunale, ma solo, perché tanti di questi principi non attengono alle competenze dell'amministrazione o non esclusivamente, ma richiedono per esempio collaborazioni o anche proprio delle prese in carico tout court da parte di altri enti, per esempio l'ASP, per esempio l'università, tanto per dirne un'altra, anche la scuola. Quindi per me questo è un manifesto di principi e obiettivi sulla questione di genere, non è un regolamento. Quindi lo dobbiamo trasformare in regolamento. No. Non si può, perché è talmente ampio, prende talmente tanti campi dell'agire umano all'interno di una comunità, che non può essere un manifesto comunale, a meno che non vogliamo prendere quei 4-5 punti che appartengono esclusivamente all'amministrazione comunale e li estrapoliamo e li decliniamo con un regolamento, che è tutto da costruire però. Non capito. Le altre città come hanno fatto? Quindi hanno adottato una, questo qua, comune è molto piano. No, non ti sento, quando parlate insieme poi non si sente più. Questo comune del Pavese sì, l'ha preso e l'ha adottato, ma all'interno della delibera ci sono delle incongruenze, per esempio nel testo, nell'oggetto si parla di principi e obiettivi, nel testo dell'oggetto di delibera, quello con l'ARIC, per intenderci, si parla di principi e obiettivi, ma loro poi hanno preso dal documento così com'è, che all'interno parla di regolamento, quindi è un'incongruenza anche grossa se vogliamo, perché che cosa hai approvato? Dei principi e obiettivi o un regolamento? Certo. Ora, bisogna un attimo chiarire, perché anche il manifesto è importante, non è che è una cosa che viene diciamo da poco, perché se mai il comune lo adottasse formalmente, si concentrerebbe all'interno del manifesto su quei punti che gli sono propri per realizzare azioni, interventi, servizi concretizzino quei principi che appunto sono propri della pubblica amministrazione. Quindi non è che è un lavoro che dobbiamo abbandonare, ma ci dobbiamo chiarire, non è un regolamento, questo è un manifesto. Ho capito. Certo. Questo è il mio punto di vista, perché appunto avevi necessità di sentire la mia... Consigliere Randazzo, che ne pensa? Perché tutti i punti sono assolutamente condivisibili. Però che stiamo approvando, cioè l'idea è di provare ad adottare dei principi obiettivi tramite il Consiglio Comunale, che poi devono essere resi operativi dall'amministrazione attiva o dalle varie giunte o anche dai vari uffici. E quindi mi sta bene il punto 1 che finisce dello stare. La città delle donne con il suo obiettivo però non si va nello specifico di evidenziare gli obiettivi costituiti come territori riportati, anziché fare riferimento a questi 22 punti, cercare di individuare tra questi 22 punti quelli che possono essere quelli che sono di competenza specifica del comune, e quindi questi 22 punti andare a fare una sorta di scremazione rispetto a questi 22 punti, rispetto a quelli che sono quelli che il comune, che un comune poi può perseguire, e gli altri o modificarli come attività di del comune può in qualche modo promuovere, o direttamente togliere, perché ci sono alcuni punti che non sono di competenza del comune, sarebbero enunciati qui. Ma rischiamo di adottare una delibera
che parla di tanti aspetti e molti delle quali poi il comune non deve fare nulla, quindi il rischio è che poi se ci mettiamo tanto non è, potrebbe non essere efficace. Quindi proporrei un lavoro in cui rispetto ai 22 punti andiamo a individuare quelli che sono certamente attività che possono svolgere in comune. Poi sarà l'amministrazione attiva le prossime giunte adottarle con le proprie, ma c'è una delibera del consiglio, un atto di indirizzo politico di un organo eletto dal popolo, quindi penso che sia utile per tutti. E andare in qualche modo a ridefinire o togliere quei punti dove il comune era sono aspetti che riguardano altri enti o altri organi. Perché quindi rischiamo di creare un manifesto bello, questo può essere anche pratico, concreto. Quindi io vorrei su i 22 punti, o li modifichiamo o li andiamo a modificare cercando di capire cosa il comune può fare sul singolo punto. E se il comune in realtà non c'entra nulla, ecco, contrastare i matrimoni tra i precoci forzati. No, qua per carità, nella relazione sociale, nell'ambito della solidarietà sociale, si può anche intervenire su questo. Però, dico. Scusa, sono associazioni che in realtà non essere. Consigliere Randazzo, io direi a questo punto che continuiamo l'argomento domani. Sì, ci riflettiamo nel frattempo, se il verbale di oggi è pronto ne diamo lettura in maniera tale da poterlo porre in votazione. Perfetto, sì, ci sono alcuni punti che in realtà sono il punto 18, grazie un po' di io vi direi di vi ripeto, è meglio aggiornarci domani, anche perché sono le 10:41 e voi in 19 minuti dovreste essere al palazzo e ancora dobbiamo approvare il verbale, quindi darei subito la parola al signor Mattei. Allora, scusate, vi do lettura del verbale 235 di oggi 14 dicembre. L'anno 2021, il giorno 14 del mese di dicembre, prima convocazione alle 9:45, si è riunita in modalità vista la quinta commissione. Il Presidente inserirà, ai sensi della disposizione della Presidenza del Consiglio Comunale, intervenire in modalità telematica e constatare la presenza in sede dei consiglieri Cancilla e Randazzo, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Il luogo della riunione della Commissione Consigliare è potenzialmente la sede istituzionale, si perdia un proposto numero 10. La registrazione della riunione, che è parte integrante del Presidente della Valle, è visionabile sul sito della Comune di Palermo al link dedicato. Argomenti da trattare: comunicazione del Presidente, trattazione della proposta di regolamento dello Stato Generale delle Donne, varie ed eventuali approvazione del verbale dietro. Il Presidente inserirlo in apertura dei lavori ritiene trattare la proposta di regolamento dello Stato Generale delle Donne avanzata dalla dottoressa Cefalume in Carrara. No, è Ferrara. È Ferrara, il titolo di Carrara. Siamo vicini. È Ferrara. E dà la parola alla consigliera Cancilla, che ha mostrato particolare sensibilità. La consigliera Cancilla ha posto alla lettura dell'articolato regolamento composto da numero 22 articoli, mirato al movimento della femminile, la dignità e l'emancipazione della donna, abbattimento delle barriere e interdizione delle gare sociali e alla parità di genere. Al termine della lettura, la commissione ha approfondito il dibattito
alle ore 10.05 entra il consigliere di Pisa e alle ore 10.06 la consigliera Orlando. La consigliera Cancilla ritiene che quanto proposto, ritiene quanto proposto soggetto al miglioramento e propone a ciascun consigliere di contribuire alla stesura e al personale apporto implementando il contenuto. Si confronta quanto proposto con un regolamento di palinsesto già deliberato dal comune di Ottobiano in provincia di Pavia, di cui la consigliera inizia la lettura. Alle 10.20 la consigliera Cancilla abbandona la seduta. Prosegue la lettura la consigliera Orlando. La commissione ha un ampio approfondito dibattito sugli aspetti dei denunci salienti e sui principi da adottare sui quali si fonda il documento. Alle 11.32 il consigliere di Pisa abbandona la seduta. La consigliera Orlando ritiene che quanto presentato si configura più in un manifesto sui principi e obiettivi sulla parità di genere, che è piuttosto che un regolamento. La commissione prosegue il dibattito. Scusatemi. La commissione prosegue il dibattito sulla definizione del documento, che si configura comunque il manifesto piuttosto che il regolamento, comunque degno di nota da valutare e adottare dei principi. Considerata l'importanza degli argomenti in trattazione e la possibilità dell'apertura dei lavori del Consiglio Comunale, il Presidente Izzarino propone di leggere il verbale odierno e porlo in votazione per la prova, trattando l'oggetto ad altra data, leggere il verbale e porlo in votazione. Presidente. Allora, poniamo in votazione il verbale appena letto. Randazzo. Favorevole. Orlando. Favorevole. Di Pisa assente, Cancilla assente, io favorevole, il verbale approvato all'unanimità dei presenti. Sono le 10.47, dichiaro chiusa la seduta. Grazie.